Qual è la risposta dei due ciechi? Credete che possa fare questo? Sì, Signore. E la stessa risposta il Signore l'attende da noi. Credete che io possa liberarvi dall'oscurità, dalle tenebre, dalla cecità del peccato? Con umiltà, ma con grande fiducia gli diciamo, sì, Signore, questo attendiamo, questo cerchiamo, questo desideriamo che Tu faccia per noi, per me. Qualche volta ci rendiamo conto che questa luce non riesce a spazzare tutte le ombre, tutte le tenebre che si annidano nella nostra vita. Talvolta vogliamo nascondere il nostro peccato, la nostra cecità. E allora dobbiamo chiedere al Signore che veramente ci dia la forza di chiedere, di domandare e di lasciare che la Sua luce entri in tutti i nascondigli in cui si annida qualche nostro vizio, qualche nostro peccato, qualche nostra miseria. E Gesù il miracolo lo fa. Glielo dobbiamo chiedere, ma con fede, con la fede dei due ciechi che incontrano Gesù sulla strada, una fede che deve farci guardare all'estrema nostra miseria, ma soprattutto all'immensità del dono della misericordia e del perdono di Dio Padre. E allora, ancora una volta, ripetiamo con il salmista: Signore, il Tuo volto io cerco, non nascondermi il Tuo volto, non scacciare nell'ira il Tuo servo, perché Tu, Dio, sei la mia luce, Tu, Dio, sei la mia salvezza.